tutti inquisiti! Siete tutti inquisiti! Noi crediamo molto in De Magistris. Napoli ha dimostrato di credere in De Magistris perché è un'alternativa alla politica corrente. De Magistris deve avere però la possibilità di poter attuare il suo piano. E in questo momento, con Napoli piena di spazzatura, non è possibile. Quindi se non c'è il governo che ci aiuta in questo momento, non possiamo avere un punto di partenza. Perché le regioni del nord dovrebbero accettare i rifiuti di Napoli? Perché la Lega deve, una volta per tutte, smettere di agitare fantasmi, di parlare agli umori peggiori di questo paese. La Lega deve imparare a rispettare la Costituzione, la solidarietà, la sussidiarietà. Sono sanciti dalla Costituzione, non ce li siamo inventati noi. Il governo ha visto in silenzio, ha zittito, perché ci hanno solo riempito in 20 anni le nostre cave, i nostri buchi di rifiuti, tutti i tipi di rifiuti, anche quelli provenienti dal nord. A Napoli la spazzatura è in strada, a Montecitorio la monnezza è chiusa nelle aule. Sono un precario bros. I precari bros sono i disoccupati di lunga durata, provenienti da anni e anni di cicli di formazione e di orientamento professionale. Voi siete stati formati per fare la raccolta differenziata porta a porta? Anche per le bonifiche ambientali, circa 4 anni di orientamento e formazione per acquisire le competenze tecnico-scientifiche per essere addetti a questi lavori. E non siete mai stati assunti? Mai. Sono 3.672, senza nessun tipo di ammortizzatore sociale. La, 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 odio la Lega.